Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 ottobre. Vi ricordo come sempre questa sera l'appuntamento con Radio 105 e poi questa sera, spero un po' prima rispetto a ieri, anzi sicuramente un po' prima rispetto a ieri, vi ricordo Matrix in onda su Canale 5. E continuiamo con gli annunci pubblicitari. Ricordatevi di andare sul sito nicolaporro.it dove c'è esattamente tutto quello che faccio, da internet, Twitter, YouTube, insomma il mondo completo di chi vuol sentire un pensiero libero e controcorrente. La zuppa di Porro là la trovate oltre che su Facebook. Chiuse le presentazioni, cosa succede oggi sui giornali? Beh, è molto semplice cosa succede oggi sui giornali e succede oggi su tutte le televisioni. Ho una testa grande così, la questione di Anna Frank. Allora, vedete, la cosa è gravissima perché i tifosi, alcuni tifosi laziali, per sfottere i romanisti, hanno fatto una maglietta con Anna Frank, con una maglietta della Roma. Anna Frank è una ragazzina che ha scritto un diario che tutti quanti voi conoscete o molti di voi conoscono. È stata deportata in un campo di concentramento nazista, è morta e ha toccato il mondo ed è il simbolo della Shoah, è il simbolo della giovinezza uccisa, maltrattata, sfregiata da parte dei nazisti soltanto per il fatto dell'essere ebrei. Quindi è un simbolo che è intoccabile come tutti quanti i simboli, come può essere un simbolo per qualsiasi altra diciamo strage. Però, conoscete anche le mie posizioni. C'è una volta che io non ho una posizione filo-israeliana, c'è una volta che io non mi indigni quando si hanno degli atteggiamenti antisemiti, c'è una volta. Anzi, soltanto 3 giorni fa ho fatto un pezzo sull'UNESCO che ha considerato Gerusalemme città islamica. Oppure, proprio su questa zuppa, vi ho raccontato la follia di Amazon che ha fatto proprio utilizzato l'idea, il tipo di Anna Frank per pubblicizzare a 15,50 euro il costume di una rifugiata della seconda guerra mondiale con dentro la borsetta la maschera a gas. Ma in tutti questi casi non è mai successo nulla. Nulla, 4 cretini, 10 cretini tifosi laziali fanno una stronzata come quella che hanno fatto nei giorni scorsi e cade giù il mondo. Mattarella che fa la dichiarazione, il presidente della Lazio Lotito che va alla sinagoga e non viene ricevuto e dice qua non è una lavanderia, non è una lavatrice, c'ha ragione, non è una lavatrice la sinagoga. Oppure i pezzi di Merlo oggi, insomma. Tutto il mondo italiano delle opinioni, della politica, addirittura, pensate un po' voi, dobbiamo leggere negli stadi il diario di Anna Frank, è una cosa da matti, perché l'obbligo di leggere un libro allo stadio renderà antipatico il libro che obblighiamo a leggere in un posto in cui non si leggono i libri, ma si usano i piedi, chiaro? Quindi questa è una gigantesca bolla di ipocrisia e lo dice soprattutto chi è filo israeliano, filo ebreo e pensa che la battaglia contro il sionismo sia una stronzata. Ma sapete perché questa cosa mi fa indignare? Perché c'è un paio di giornalisti che hanno spiegato bene quello che è successo oggi e sono Fiamma Nierenstein, straordinario Fiamma Nierenstein sul giornale e sul Foglio, straordinario come sempre, è uno dei miei preferiti, Meotti sul Foglio. Oggi sono due pezzi che vi consiglio di leggere in maniera determinante, perché tutti e due ricordano come nei confronti di Israele, nei confronti degli ebrei, quando cose ben più gravi, quelle fatte dall'Iran, quella fatta dai palestinesi, quelli fatti dal boicotta Israele, quello fatto nei siti, quello fatto da tantissime altre comunità, non hanno lo stesso rilievo. Sapete perché? Questo ve lo dico io perché. Perché si dice Lazio, destra, destra, antisemita, quindi giustamente ci si ricorda della Shoah. Se invece le polemiche contro Israele, contro gli ebrei, contro il sionismo, come si dice, vengono da sinistra, palestinesi, liberal, americani, simpatizzanti degli iraniani, giornalisti impegnati, vabbè, allora se quelle critiche arrivano da quelli là, allora non si fa nessuno scandalo. Nessun
scandalo, nessuno scandalo se gli antisemiti sono a sinistra. Secondo me Fiamma Nera sta in questo, lo scrive in maniera straordinaria, e penso che, per concludere questa parentesi, l'antisemitismo non sia né di destra né di sinistra, e che sia in un caso sia nell'altro debba essere condannato, e che fare queste farze della stella di Davide su tutte le magliette italiane, della lettura del diario di Anna Frank, l'indignazione del Presidente della Repubblica certifichino quanto siamo ridicoli e qua. Vi ricordo Meotti sul Foglio, Mirenstein sul Giornale. Secondo tema della giornata è la fiducia che viene fatta al Rosatellum. Guardate, posso dirvi, sono così poco appassionato a questa vicenda che dico fatela, votatevela, chi se ne frega. Pensate un po' voi, Corriere della Sera titola l'MDP esce dal governo. Ma chi sono? Io voglio capire chi sono e perché escono dal governo, su quale tema fondamentale, cioè la legge elettorale a 3 mesi dalla scadenza del sistema. Vabbè, insomma, la trovo una roba piuttosto ridicola. Meno ridicolo invece ne trovo due questioni economiche. La prima, che ci possiamo citare sulle 24 ore, ma possiamo citare anche il Giornale, Belpietro sul Libero. Cosa succede? Cosa è successo a proposito di inquinamento e del fatto che stiamo tutti quanto morendo giovani? Che in realtà non stiamo morendo più giovani, purtroppo succede a tutti noi di morire, ma c'è premorire, ma purtroppo per il sistema pensionistico che cosa è successo? Dal 2013 al 2016 la speranza di vita degli italiani è cresciuta di 5 mesi, cioè in soli 3 anni, secondo l'Istat, noi abbiamo aumentato la nostra vita di 5 mesi, no? I famosi inquinamenti che ci stanno uccidendo tutti. E la frenesia che ci uccide tutti, probabilmente uccide qualcuno, però insomma che uccida tutti no, perché statisticamente viviamo 5 mesi in più. Cosa succede? Che in virtù di questa aspettativa di vita superiore, quando si va in pensione si hanno più anni che sono a carico del sistema pensionistico. È banale questo, quindi se tu non hai accumulato col sistema contributivo, per cui tu riceverai quello che hai versato come contributi, se tu vivi di più senza lavorare c'è un problema. Quindi che cosa si fa sempre? Purtroppo si deve adeguare l'uscita dal sistema lavorativo al fatto che si muore più tardi. Allora, dal 2019 si andrà in pensione, diciamo che la cosa non è così, perché il Sole 24 Ore vi fa vedere come in realtà ci sono molte eccezioni per quelli che hanno iniziato a lavorare molto giovani, per i lavoratori usuranti, per categorie particolari di persone, ma comunque sia, si andrà in pensione a 67 anni e non più a 66 anni e 7 mesi. Allora, quello che vi voglio dire, ricordatevi, io sono uno di quelli che andrà in pensione se continuiamo così a 70 anni, sempre che non si muoia prima, ma e quindi dovrei essere quello più penalizzato da questo sistema pensionistico che aumenta l'età del pensionamento. Però il problema non è che oggi si aumenta l'età del pensionamento, cari amici miei, è che fino a 20 anni fa e fino a 10 anni fa sono andate in pensione persone con pensioni elevatissime e che non sono state pagate dai loro contributi, e quindi noi andremo in pensione più tardi perché loro sono andati in pensione prima. Questa è l'unica ingiustizia, e lo dico ai miei amici Sallusti, ai miei amici Belpietro, ai miei amici del centrodestra, ai miei amici che scrivono sui giornali, perché ricordo anche loro che la legge che ha legato l'aspettativa di vita, cioè il fatto che moriamo più tardi, all'aumento dell'età pensionabile, cioè l'età su cui va in pensione, non è stata la Fornero, non la Boratale, è stato Tremonti 2009. L'aumento della pensione l'ha deciso, questa legge l'ha decisa il centrodestra nel 2009, ministro Tremonti, presidente del Consiglio Berlusconi, e all'epoca nel 2009 dicemmo: questo è un sistema automatico che non dipende dall'arbitrio di nessuno per legare la spesa pensionistica all'attività degli italiani, va bene? Adesso non è che possiamo proprio far finta che sia colpa tutto della Fornero, questa è colpa di Tremonti, se gli volete dare una colpa, posto che la colpa non c'è. L'ultima cosa grave, e che invece è colpa di questo governo, e sarà colpa di questo governo, che nell'attuale finanziaria pare che sia prevista la prescrizione a 10 anni per le cartelle di Equitalia. Questo avverrà retroattivamente con grande probabilità, e non solo avverrà retroattivamente, aumenta la prescrizione, gli tempi di prescrizione in modo subdolo, assurdo, perché se oggi ci sono le prescrizioni sono a tutela nostra, cioè volete prendere le tasse?
Fatelo. Volete dimostrare che io non l'ho pagate? Fatelo. Ma non potete prenderci 10 anni per dimostrare una cosa di questo tipo, perché dopo 10 anni io non so dove sono i miei documenti, non riesco a dimostrare, perché è sempre l'onere della prova sul contribuente, perché quelle tasse sono state o pagate o non pagate. A stasera, e vi do un grande saluto. Ciao!